più cordiale buonasera dal Palaborelli di Scauri da Daniele Porcelli. Le riprese esterne per questo confronto sono affidate a David da Silva. Le squadre al centro del campo, dirigerà il confronto il signor Luigi Galardo della sezione di Cassino. Un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Rolando Conte, grande appassionato di calcio, grande protagonista proprio qui a Minturno, ha costruito veramente tanto per questa cittadina e vuole essere ricordato con questo minuto giusto e doveroso. Il dirigente sportivo ricordato anche dalla società sportiva dilettantistica Minturno per questa figura che ci ha lasciato, Rolando Conte. E quindi intanto c'è la possibilità per Morena, il gol dopo 46 secondi. Si sblocca anche il risultato qui al Palaborelli, Minturno 1, Cisterna 0. Nonne spalla la porta, arriva anche Stanziale, ma arriva D'Ambrosio e c'è il pareggio del Cisterna. Settimo minuto e Ambrosio, Tonino Ambrosio pareggia i conti 1-1, tutto da rifare per il Minturno. Stanziale, la Sciaffaria. Dalla parte opposta trova Riso, in mezzo c'è Moreira, gioco di gambe e c'è il vantaggio con Riso. Moreira, la finta di gambe per Faria, ancora Moreira, c'è Faria, la possibilità del tiro e c'è il gol con Stanziale. Moreira ancora libera, si libera dalla marcatura dell'avversario, c'è il gol, splendido il gol di Alves che si è liberato al centro dell'area davanti a Tesei, lo ha battuto, si porta in mezzo al campo, bello il preziosismo di cui si fa gioco adesso anche Moreira, il tacco da parte di Colacicco, forse con la suola arriva anche il gol per Antonio Colacicco. Parte il tiro, parte anche Nonne, ed è il gol, la deviazione, il gol per il Cisterna. Faria in mezzo al campo, c'è Alves, il tiro da parte di Colacicco e la doppietta personale, 26esimo. E si torna in campo, secondo tempo della sfida tra Minturno e Cisterna per la 19esima giornata del girone C della serie C2. Riso finisce a terra, finta con il corpo e c'è il gol da parte di Moreira, spettacolare il gol da parte di Moreira, 4 minuti della ripresa. Faria ci prova a fare un gioco prezioso, Anderson il tiro, rete, gol di Anderson al 17esimo. Faria in mezzo, Colacicco e arriva il gol di Colacicco, poker personale. Non occorre per il Minturno, adesso arriva il bel gol sul diagonale. Cisterna adesso continua sempre a soffrire, riesce a difendersi come meglio può. Alves, arriva il gol. Moreira, ancora la finta e il tiro di Moreira. 13-2, ancora dilaga il Minturno. Arriva in questo istante il triplice fischio finale. Minturno batte Cisterna per 13-2.